120 anni fa, ovvero il 16 febbraio 1902, nasceva a Castenaso la prima cassa rurale di depositi e prestiti e proprio nei luoghi della canonica della chiesa di San Giovanni Battista, dove fu redatto e firmato l'atto costitutivo della cassa, oggi BCC Felsinea, si sono incontrati i vertici, i presidenti dei comitati soci della banca, delle istituzioni e delle autorità locali e si è tenuta una cerimonia con benedizione finale. 16 febbraio 1902 nasceva la Cassa Rurale di Depositi e Prestiti di Castenaso, un momento in cui c'era bisogno anche di avere fiducia. Pensate che i primi soci delle casse rurali rispondevano illimitatamente perché erano società di persone e quindi c'era anche la problematica di essere non solo di essere partecipi ad un'iniziativa ma di rischiare del proprio. E questo è quello che ci deve far ricordare quelle che sono state le capacità dei nostri pionieri del credito cooperativo e che ci deve oggi consentire a noi di essere lungimiranti e di capire quali possono essere le capacità e le opportunità dei nostri territori, di affiancarli per il bene delle persone, per il bene delle imprese, per il bene delle comunità e quindi in un'economia circolare che poi aiuta in qualunque modo anche il territorio stesso, oltre che la nostra banca. Una grande emozione trovarci qui in questo luogo dove 120 anni fa nasceva la Cassa Rurale di Castenaso, ora BCC Felsinea. Le banche di credito cooperativo sono nate per sostenere le famiglie, le imprese che non avevano disponibilità finanziaria e quindi avevano un bisogno di credito e queste sono state assistite nel tempo con principi di mutualità, di solidarietà e l'abbiamo visto anche tutt'oggi con l'emergenza Covid-19 dove le nostre banche di credito cooperativo hanno fatto veramente la differenza assistendo famiglie, imprese con sostegno economici e con donazioni a strutture sociosanitarie, quindi i principi e i valori sono attualissimi, sono passati 120 anni, ma rimangono saldi nel tempo e sono il nostro spirito e linee guida. A 120 anni dalla nascita, i valori solidaristici che ispirarono la fondazione di quella prima cassa rurale oggi sono ancora la base ed il fondamento dell'attuale Banca di Credito Cooperativo Felsinea, che contribuisce allo sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre comunità. Oggi amministriamo circa 2 miliardi e 3 di masse dei nostri clienti, siamo in una squadra di 165 collaboratori, 21 filiali, 11.500 soci, 35.000 clienti, una banca del gruppo Cassa Centrale tra le prime come valutazione della nostra capogruppo dal punto di vista del modello di business, dal punto di vista della patrimonializzazione e della qualità degli attivi. Quindi una banca oggi che in provincia di Bologna, nei nostri territori, è in grado di supportare le famiglie e le imprese in questa auspicata ripresa post pandemica con tutte le limitazioni, con tutte le problematiche che oggi si sono innescate, però BCC Felsinea è in grado di sostenere il territorio. Le casse rurali sono un patrimonio gigantesco per i territori, c'è una storia centenaria, la cooperazione, la coesione sociale, la crescita del territorio, sono tutti valori fondanti delle casse rurali e che hanno contribuito enormemente a consolidare una rete territoriale che è stata determinante non solo per lo sviluppo delle imprese ma anche per le famiglie e anche per lo sviluppo del territorio. Alla cerimonia, che si è conclusa con un momento di preghiera, è intervenuto anche il Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, che ha ricordato come le prime casse rurali e artigiane seppero interpretare la Rerum Novarum di Leone XIII ed i principi della dottrina sociale della Chiesa. Quella dottrina che mano a mano ha affrontato le varie crisi, oggi penso che questa madre, che è la Chiesa, è sempre una madre che aiuta a dare fiducia, a dar credito, nel senso ti do fiducia, ti aiuto, ti accompagno, non è che ti do fiducia e ti mollo, ti do fiducia e mi gioco, perché il credito è questo, me la gioco con te, non è che ti regalo qualche cosa, nel credito c'è anche una responsabilità, ce la giochiamo assieme, io ci metto del mio per aiutarti. E questa madre, ricordando questi vostri 120 anni, è anche tanto incoraggiata ad aiutare
i tanti che oggi hanno bisogno di qualcuno che se la gioca con loro. Questa madre vuole continuare a farlo per dare fiducia, per costruire qualcosa che oggi non c'è, che abbiamo visto quanto è importante. Chiediamo sempre al Signore di aiutarci in questa scelta.